lavoro. Lavoro non solo a Ferrara, qua c'è il tema della chimica, che purtroppo qualcuno a sinistra vede come il male assoluto e quindi non dovrebbe essere sostenuta e finanziata, e chi la pensa così è fuori dal mondo, ma d'altronde c'è gente che dice no ai termovalorizzatori, no al gas e no al nucleare. Quindi chi sceglie la Lega sceglie i sì, a Ferrara come a Ravenna, giusto per rimanere in tema. Abbiamo bisogno di gas, abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di trasformare i rifiuti in calore. E io penso che per la prima volta nella storia, non voglio peccare di ottimismo, possiamo vincere dappertutto. Possiamo vincere dappertutto, sia in Emilia che in Romagna, perché c'è un'aria molto buona. Ho visto dei dati, su Ferrara noi abbiamo anche una delle migliori amministrazioni italiane, quindi diciamo che qua giochiamo in casa, e non a caso il capolista del collegio è stato scelto da Ferrara. In caso di vittoria, dunque, dal 26 settembre che cosa succede? Qual è la prima mossa che farete? Ma una cosa gratis è, nel primo Consiglio dei Ministri, riapprovare i decreti sicurezza. Costa zero, hanno funzionato, e significherebbe riportare un po' di sicurezza in più nelle città. E qua non occorrono passaggi, sono già scritti. PD li ha tolti, tu, primo Consiglio dei Ministri, li rimetti in vigore. E poi c'è il tema energia, ripeto, bollette, luce, gas, qualcuno a sinistra sghignazza, qua rischiamo una strage. Da risolvere come? Mettendoci soldi, come fanno in tutta Europa. Oggi ho letto una bella intervista del professor Sapelli, con cui diedi storia economica alla statale in gioventù, che dice che i soldi messi a debito adesso per aiutare le fabbriche a continuare a lavorare sono soldi buoni. Perché qualcuno che dice no, non facciamo debito adesso, ne facciamo il triplo per pagare cassa integrazione e licenziamenti. Quindi da pagare come? Coi soldi, perché le bollette della luce le paghi coi soldi. Altro provvedimento che costa zero: bloccare l'invio delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate. Stanno arrivando in questi giorni pignoramenti di auto, pignoramenti di conti correnti, sequestri di abitazioni, mi sembra folle. In un momento come questo pignorare la macchina di uno che la usa per andare a lavorare.